Giuliano ieri in piazza Torino per dire sì alla TAV, un'opera che è indispensabile per i savonesi, soprattutto per Vado. Ma è un'opera che si collega ad altre opere importanti, cioè dobbiamo cominciare a ragionare in un'ottica un po' più ampia. Le due regioni sono due regioni che hanno la possibilità di sviluppare un sistema di logistica e portualità importantissimo, con aree retroportuali grandi e con due porti, almeno due fondamentali se non tre. Tra questi, chiaramente quello di Vado diventa l'anello di congiunzione con un sistema di, diciamo, traffico merci di natura mondiale. Non è pensabile poter competere a livello mondiale senza avere le infrastrutture necessarie. Anche quella infrastruttura è fondamentale in un'ottica di insieme. Ieri tante forze politiche in piazza, nessuna bandiera di partito, però potrebbe esserci una piccola spaccatura nel governo, si parla di referendum. Ma ieri sì, l'aspetto positivo è che c'erano tanti amministratori, tanti politici, non c'erano bandiere di partito, ma c'era un intento unico e la volontà di pretendere e chiedere che il governo si attivi con urgenza per la definizione e realizzazione di tutte le infrastrutture. Questo significa portare a casa anche quelle che riguardano la Liguria e il nostro territorio, a partire da Vado, a partire dal Casello, a partire da quelle opere sia ferroviarie che di viabilità, diciamo autostradale, assolutamente necessarie. È stato detto che è necessario sensibilizzare le comunità, partendo quindi non dalle forze di partito, ma chiaramente poi lì bisogna arrivare. Io mi auguro che non si arrivi, cioè se dobbiamo arrivare al referendum si arriverà a quello, ma mi auguro che ci sia invece un'azione di responsabilità di chi ci governa. È troppo facile diciamo, sviluppare i propri programmi elettorali su questioni e azioni di breve periodo, perché sono quelle che danno un ritorno immediato, più è difficile sviluppare azioni che magari politicamente non hanno un ritorno immediato, ma qua stiamo pensando e parlando del futuro dell'Italia intera. Probabilmente ora si riparte da Genova, un'altra città colpita proprio nelle infrastrutture. Sì, si riparte da Genova, si deve ripartire da Genova, siamo un sistema unico. Genova, Vado, Spezia sono realtà che devono lavorare in modo sinergico perché così siamo un piccolo anello di un sistema mondiale. Cioè la nostra ottica veramente deve andare al di fuori delle singole province, delle singole regioni. Abbiamo la possibilità di far lavorare insieme i governatori e di arrivare quindi a un indirizzo forte nei confronti innanzitutto del ministro che se ne dovrebbe occupare e poi delle scelte che dovrebbe fare. Io mi auguro che le faccia al più presto perché veramente è un atto di responsabilità nei confronti di chi oggi spera che questa Italia possa ripartire dal punto di vista anche industriale. I dati sono pessimi, li vediamo in questi giorni, sono drammatici. Io ogni giorno incontro persone che veramente sono in difficoltà perché il lavoro non ce l'hanno o hanno dei lavori non qualificati. Quel motore lì può dare il lavoro qualificato. Non possiamo perdere questa occasione, assolutamente.